quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere alla prova Gesù e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui, ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Lezioni di teoria e di pratica. La teoria è superata brillantemente dal dottore della legge. D'altronde non poteva che andar bene su quella materia dato che era un maestro in Israele. Lo studio della Torah era pane per i suoi denti. Però a Gesù piace questo dottore perché ha saputo far sintesi, ha trovato il nocciolo della questione e non era questione facile. Dire a quei tempi come si fa a ereditare il regno equivale ai nostri giorni cosa dobbiamo fare per essere felici. Non è da poco la cosa. E comunque ribadiamo l'ottimo esame del dottore della legge che ben sintetizza: amare dona la vita eterna, cioè amare dona la felicità. Seconda parte, la pratica, un po' come per l'esame della patente. Come si ama e soprattutto chi si ama? Qui la teoria non regge più. Il dottore della legge va in tilt. Posso leggere bellissimi libri sull'amore, guardare le migliori serie TV su questo tema, tanto in voga e sempre inflazionato. E poi ti ritrovi in casa con la moglie acciaccata e pesante, o il marito farfallone pigro, e allora tanta idealità viene bruciata in fretta. Gesù nella pratica dell'amore è chiaro: occorre amare chi viaggia sulla strada della tua vita. Il prossimo, cioè chi è nelle tue prossimità. È lui da amare, e soprattutto il prossimo fragile, ferito e abbruttito. Diceva Don Oreste Benzi ai giovani: facile per voi innamorarvi delle belle ragazze. Questo lo sanno fare tutti. Provate ad innamorarvi di chi non ama nessuno, di chi non è amato da nessuno, perché è povero, ferito o handicappato.